Salve a tutti signori, benvenuti in questo nuovissimo video di RoboZombie 94. Io sono RoboZombie 94, per l'appunto. E oggi ci troviamo in Road to Robocraft. Guarda caso. Bene. Adesso ve la spiego un pochino, magari così almeno riuscite a capire di più come si svolge la serie. Spasmo di sonno. Allora, teoricamente noi ci siamo lasciati tipo teoricamente abbiamo fatto queste due partite, Robocraft contro lo Screener e Robocraft contro il Nordofka. E poi prevedevo, avevo detto che dopo 5 giornate ci saremmo rivisti bene. 3, 4, 5, bene, le abbiamo fatte tutte, insomma. Adesso dobbiamo fare la partita in campionato contro lo Screener e la partita contro il Joachimalhalla, qualcosa, boom. Cosa boom. Andiamo subito alla cavalcata delle Valchirie. Sono riuscito, adesso ve lo farò vedere, a trovare un nuovo. Ah, me ne è venuto un altro, merda. Sono riuscito a trovare un nuovo schema mettendo il terzino sinistro come centrocampista senza fargli perdere nessun punto. Potendo mettere Grazioli tranquillamente come terzino sinistro, però per ora sto cercando un nuovo centrocampista. L'ennesimo giapponese mi ha rifiutato l'offerta. Il brasiliano però potrebbe venire in prestito a giocare da noi. Benvenuti in Robocraft Arena, a casa nostra, insomma. Morendo di freddo, quindi se vedete faccio io mi Un copro. saluto da parte di Piero Gipardo con me per il commento tecnico, come sempre, C'è Luca Luca Marchegiani. Ciao Marchegiani. a tutti gli appassionati di calcio. Oggi ci divertiremo sicuramente. Andiamo con l'aiuto della grafica a dare un'occhiata alle due formazioni. Sì, via queste formalità. È tutto ieri che sto giocando, e questo solo per ricordarmi di giocare a Eccoci, si PES. comincia. Avanza da solo. C'è una possibilità sul lato di destra. Ah, Buon merda. recupero. Marchedaro, Faltone, Scherkraft. Mi accorgo che su questo gioco è più facile accorgersi quando registri solo per il fatto che il nome è sopra la È loro riuscito a testa. passare? Sono già due E saltatori. diventa spastico il nome. No, Interviene con sicurezza. riprendi quella palla. Take that Pallone che viene motherfucking ball. intercettato. Sì. Qui rischia un Sì, po'. sì, 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 sì. Sì, ce la possiamo fare. Giochiamo così. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Culo, grande Nuovi pressing sugli Scherkraft. avversari, devono concedere Mamma una mia. rimessa. Abbiamo proprio bloccato sul al metro. Proprio fuori gioco Si perché se l'è alza la tirata in bandierina tirata in dichiarazione di faccia fuorigioco, perfetto l'assistente. compagno. Comunque, parlando di qualcosa, spero che che non foste in molti ad aspettare magari il di ieri, perché come avrete notato sembrava quasi non arrivare, ma poi vi è stato tipo segnalato che a mezzanotte qualcosa sono riuscito a caricarlo. Forse si chiederanno: ehi, ma che diavolo è successo? Perché RoboZombie è stato così lento nel caricare un semplice video come Need for Sono lo Speed? stacco. Bene, Non va di poco. un video che L'errore che ha fatto dura i livelli di solito non si fa. apparentemente Era lì, a due passi dal 17 bersaglio. minuti e 50. Finalmente sono Video che riusciti a potrei concludere. caricare Speriamo che tranquillamente serva a in 2 ore, sbloccarti. e C'è ancora molto invece da giocare. riesco a caricare in 6 ore. L'avevo registrato Quindi all'inizio si rimette al visto finale della l'impostazione della mattinata. funzione.
me lo ritrovo che lo riesco a non riesco a finire di montare il pomeriggio, e nel po tardo pomeriggio lo riesco a mettere su YouTube, ma ci ha provato. Fatto sta che comunque per una nuova rimessa dal fondo. Che comunque avrebbe finito, per secondo i miei calcoli finiva a mezzanotte. Io non mi potevo dilungare così a lungo, e soprattutto voi non vi potevate dilungare così a lungo. Diciamo che ho imparato un po' la lezione, ora cercherò di caricare prima i video, ma non comprendo perché è stata così lenta ieri la mia rete. Comprendo anche che questi giorni la Telecom ha il suo bel da fare. Che spreco! Non l'abbiamo presa, quindi è nostra. Con una semplice rimessa laterale. Vaffanculo, sta merda! Mi morisse il portiere. La conclusione, attenzione, segnato nell'angolino basso, quasi bravo giocatore, un ottimo giocatore, anzi non capisco perché sto sempre a sbadigliare. God damn it. Ecco. Da lì non si passa. Un galuccio, no! No! Non puoi perdere la palla adesso! Genio! Vai a fare in culo! Per trovare il gol dell'1-1! La stuprato! La loro reazione non si è fatta attendere! Adesso vedranno la mia cavalcata. L'arbitro fischia la fine di questa prima frazione. Bene. Hanno sprecato il vantaggio guadagnato. Ora entrambe le squadre sono davvero sotto pressione. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Iniziamo questo secondo tempo. In questo momento dovremmo sfruttare di più le fasce, perché gli esseri è più e mi sbaglia di questo. Ha capito tutto, ha recuperato il pallone. Allora, adesso basta. Palla però solitario, tutti dietro alla linea del pallone. Mamma mia. Non so che cosa diavolo sto facendo, aiuto! È tutto solo! Mamma mia! Ha sprecato da una posizione davvero molto interessante! Ma non l'hai toccata, genio, non l'hai toccata! Si sono comprati la partita dello Squirmir! Porca vacca! Nessuno riesce a fermarlo. Eccolo. La mette dentro. Ottimo l'intervento che allontana. Certo, con un nano giapponese debba saltare. Punito per... Ah, oh, dai! Diamine, siete tutti delle merde secche. Cascata al minimo contatto. Se fosse rugby voi qui sareste tutti a... l'infermeria, dannazione. L'ha saltato, può provare. Splendida la respinta, davvero una grandissima respinta. In 60 minuti e ho fatto un solo gol e grazie al portiere avversario, dannazione. Ehi, scarcraft, take this. Va a boia, chiude con il pallone oltre il fondo. Ho tentato l'impossibile. I minuti sul cronometro in questa ripresa. Dai, formazione, non mi potete fallire adesso. Solo per un dannato errore di merda di un difensore che adesso tipo
non gli dà l'esonero, gli rescinde direttamente il contratto. Quanto son bastardo. Entra in area. Era il mio soccorso, era il mio soccorso. Porco vacca, da gol! Sei il capitano. Sempre negli ultimi minuti il mio si sveglia e va a segnare il gol della bandiera. Ma qui è anche il gol decisivo, quindi adesso difendete, cazzo! Difendete con tutto, date anche il vostro culo in cambio. In cambio della vittoria. Calcio di punizione che viene concesso. Noi due falli e loro uno, certo, come no? Certo, certo. L'arbitro ovviamente si chiama Meguto Occhi Chiusi. Nome non lascia traballare niente ovviamente, eh. Non pensate male. Stanno spingendo fino alla fine. Non gli Palmieri. Ma ci credono e come? Sei la mia pupilla di saggezza. Anzi, sei colui che sta cercando di eliminare quel poco di errore che ha fatto un galuccio là. Vai vittoria 2-1. Il campo ha parlato. Noi ci accontentiamo e a casa ce ne andiamo. Anzi, a casa già ci stiamo. LOL. Comunque, questa vittoria abbiamo seminato altri 3 punti sullo Squinner, portandoci a più 10 sullo Squinner, a più 11 sul Quastolla, a più 12 dal Winning Eleven United, quindi siamo abbastanza lontani dalle prime 4, cioè dalle altre 4, anche dalla North Africa che siamo a un punto in più. Buono, buono. Tanto, give me the fucking money, assholes. Ho anche raggiunto il bonus degli sponsor, quindi mi ha trasformato uno stadio in una fortezza. I tifosi vengono alla partita aspettandosi giustamente una vittoria. Sono venuto ad annunciare che siamo riusciti a soddisfare condizioni di bonus stabile il contratto di sponsorizzazione con Madison. Sono anche per Elda qualcosa. Comunque 6.000 euro. Marca Darga, devi parlare con te. Ma Marca Darga, dimmi. Lo ammetto, sono esausto. Le sono grato per la fiducia che mi dimostra, ma la fatica si sta facendo sentire. Sono di annunciare che siamo riusciti a soddisfare le condizioni. Bene, allora, questo vuol dire che Marca Darga ha bisogno di un sacco di riposo. Faremo giocare Scuzza al suo posto. Terremo a disposizione un terzigno. Terzigno che non ho. Vabbè, teniamo comunque a disposizione Marchedaro. Dialogare Marchedaro. Te lo lascio il togliere la fatica. Beh, forse devo pensare che sono costretto a giocare dolorosamente. Beh, hai ragione. Elenco bersaglio. Ho bisogno di un terzino sinistro. Anche di un terzino destro, Oddo farebbe comodo alla squadra. Allora, questo è un cazzo di terzino sinistro. Via trattative per il prestito, non posso permettermi nessun dannato giocatore, sono povero. Poi c'hai 20 anni, cioè, in certa età dovresti anche crescere. Off. Mario! Quello dell'acqua alete. Era brutta, era pessima, faceva cagare. La mia battuta. Bergessio. Benes e Banks Black. No. Tanto in ogni caso non mi compro nessuno. Non voglio comprare. Claudemer. Ah, shit.
perché si sono allenate? Dai, c'era ogni opportunità che lui venisse da me. Dio buono. Vabbè. Per Ginnica c'è qualcosa, c'è. Il prestito c'è, quindi da gennaio viene là, lui da me. Ok, dobbiamo soltanto limare i dettagli. Aspetta, vediamo, gli daremo costo di trasferimento 38.000, ingaggio 79.000. Beh, dai, si può fare per un anno. Questo ed altro. E ora per aggregarsi con la squadra alla fine del mese prossimo. Quindi sicuramente lo vedrete in azione per il quinto episodio, forse. Mi piacerebbe farle notare i cambiamenti della squadra. Però non è nessun cambiamento. Forse sicuramente ci saranno cambiamenti quando arriverà Gilnica in difesa. Peraltro è un ottimo elemento, soprattutto in prestito. Allora, loro hanno il riciclo e hanno un giocatore buono all'esterno, sempre del centrocampo. Cioè questi campano col centro. Vai con la prossima partita. Ah, la seconda maglia, eh. Non so se c'è stata altra occasione per presentare la seconda maglia della squadra, che peraltro ritengo la più artistica delle due. La fricasa. È tutto pronto e siamo prontissimi, io e Luca Marchegiani, per questa telecronaca. Ciao Pierluigi, sono veramente contento di essere con te oggi, mi aspetto una grande partita. Oh, per questa seconda partita ce la giochiamo fuori casa, ma dai. Bene. Ah, a proposito, volevo informarvi, ovviamente c'è stata la seconda partita di Coppa, secondo turno, e siamo passati al quarti di finale, dove teoricamente dovremmo affrontare una squadra della serie A di YouTube, che io volevo tenervi sorpresa forse fino all'anno prossimo. Invece no, invece sarà forse elemento del oggetto del prossimo episodio. E adesso mi si stravolgerà anche il calendario di gioco, perché le partite di coppa adesso saranno leggermente più frequenti. Essendo anche leggermente più frequenti, dovrò fare un po' meno partite e fare un po' meno partite quando le registro, e fare determinate partite quando dovrei registrare. Cioè, non so se mi sono spiegato. Il mio andazzo sarebbe farvi fare una partita di coppa, una partita di campionato in un video, e una partita di campionato e un'altra di campionato nel video successivo. Alternare coppa e campionato, insomma. Visto che comunque la coppa non è qui a andata e ritorno, noi ci accontentiamo tranquillamente di ci accontentiamo tranquillamente così. Attenzione, mio stile di vita. Passaggio sbagliato, niente da fare. Ti ho citato, ti ho citato. Robo zombie, vai, vai me stesso, vai me stesso. Su. Ce la puoi fare. Mamma mia, che gol! Uno splendido tiro al volo. La ciabatta da te già posotto. Manco col cazzo che viene di. Ah, tu che cazzo! Si è fatto mezzo campo solo per andare a esultare. Porca vacca. Vabbè, si è fatto mezzo campo di lato, insomma. Da angolo ad angolo, praticamente. Diamine, ci mancava che venisse a insultare il portiere, allora. Che cazzo. Stile di vita. Muovi il culo, vieni a insultare con noi. Sono andati quasi 30 minuti. Il portiere esce. Che va in linea. Sta per con le cianche dei fuori, quindi, cioè, guarda, non so voi, ma teoricamente quello sarebbe una bella punizione da fuori. Mamma mia!
Sì, ma non glielo dite ai sviluppatori di PES, non voglio perdere questa caratteristica. Usd. Di guadagnare giusto una manciata di dannati cazzo di centimetri. Potrebbero essere fatali. Mancano 300 secondi alla fine della prima frazione, solo gol separa le due Esatto, squadre. preciso come un cazzo di svizzero lui, sempre. Attenzione, Scuzza, che tocca i suoi primi palloni. Vai un galuccio, non mi deludere almeno per Pallone che questa viene partita. E il intercettato. Puzzi, attenzione, non pagare. Gran tiro dalla Ci ho distanza. vattata dalla distanza. Dio buon. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso. Ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Il vantaggio è sicuramente una buona notizia per la squadra, ma il loro gioco mi è sembrato finora un po' troppo scontato. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Non è riuscito a Mamma trovare la mia! porta qui. Un vero spreco, era l'occasione buona per pareggiare. Smerdato! Quasi sotto. Allora, visto che un galuccio sta giocando ha fatto una canna, noi giochiamo a qualcos'altro. Non giochiamo a calcio. Vai Scimizio, vai Va a Scimizio, vai correre, punta Scimizio, verso l'aria. attenzione! Edum! Finisce Roba in gol. zombie! Roba zombie! Sì, dai, cazzo, 2-0! E andiamo a prenderci questa partita per le palle. A notare l'alta grafica della cravatta del Piero. Sto sostituendo di più un galuccio nella serie e invece di più sostituisco il suo compagno e fuori dalla serie. Chissà perché, forse perché comunque vabbè nella serie Ruba palla e adesso può nessuno dei ripartire. due mi dà dispiaceri, giusto adesso un galuccio che comunque non Ottimo lo vedo molto in dribbling. forma, essendo peraltro uno dei difensori più Siamo forti entrati nell'ultimi della 30 Lega. minuti di gioco. Lega, sia ben chiaro, non della serie A e B. Che per essere forte per la serie A dovresti tipo essere ai 90, 80. Viste Cerca il cross in le mezzo. modifiche che gli ho Cerca il fatto, tiro e trova il vaffanculo! gol! E abbiamo lasciato un portone aperto. Ma noi siamo gentili, noi lasciamo sempre l'opportunità a qualche coglione di pensare che possa vincere questa dannata partita. In Tiro di realtà non è palla così. però È solitario, soltanto bisogna apparenza. di qualcuno che accompagni l'azione. Ancora in possesso di palla. Scarica il tiro. Mamma mia! Probabilmente il rinvio del portiere sarà semplice rimessa dal fondo. Ah, dannazione, sto premendo start da tre quarti d'ora. Tania per quasi, ho là. Ho bisogno di una punta aggiunta, qualcuno che comunque abbia la voglia, le forze per correre. Ci prova, pallone sulla Mamma mia! sicurezza per pochi centimetri. Caro Questo Robo si Zombie sposta qui voglio bene, ha chiuso segnare praticamente tutti gli spazi. in Il tiro modo è l'unica epico. possibilità. Ecco il secondo cambio della gara. La sua posizione in campo non era adeguata e ha creato un'eccessiva distanza tra i reparti. Non è vero, è soltanto una Cross verso il cambio di centro. energia. Stacco di testa. Si scuzza, salva Attacco verso palla. il pallone. Un tentativo è andato a vuoto. E intanto il tempo sta per scadere. Porca vacca, se sta per scadere, stiamo all'ottantesimo. Avrei ancora il tempo di due gol Comodo in addirittura. copertura della difesa. Ma non riesco. Bene o male, Palla comunque completamente scoordinata. l'ho fatti abbastanza Allora si forti avvicina per non Vangeli verso segnare l'area. 5 gol Quindi in una calcio partita. di punizione è ovvio, così come il cartellino giallo. Bene, bene. Arriva più in alto di tutti. Facepalm se entrava dentro la porta. Cazzo, La mia intenzione è scherzo. C'è molta tensione
Faltone. Robozombie. Ancora lui, Robozombie. Faltone, attenzione! Mamma mia, che gol! Ed è il 3-0. Lui che è un terzino, poi. È un terzino sinistro, posizionato in centrocampo. Guardate come oggi, oggi la regia ha tanta voglia di inquadrare Del Piero. Da notare come ho smesso di sbadigliare, il che è positivo e mi rende più facile questi ultimi minuti. Da più fastidio il naso. Good, 5 minuti di recupero, passano in fretta, porca vacca. Già ne sono passati 3. No, Zampagari, che cazzo mi fai? Zampagari, vecchia merda! Corri! Così, a cazzo! Ce l'hanno fatta, una grande vittoria, sono riusciti a prevalere sugli bene, avversari bene. E ovviamente i tifosi festeggiano. Sono contento per la squadra. Si chiude dunque questo pomeriggio di calcio. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Un saluto da parte di Luca Marcheggiani e Pierluigi Bardo. Beh, ricordiamoci quello di Shimizu che credo sia stato il più bello della giornata. Bene, in ogni caso signori, sì, finisce qui questo video. Quindi, vabbè, andiamo al menu principale. Vediamo gli avversari, quanto hanno fatto cacare. Barra, vabbè, vedete, Orquino era pareggiato, il qua stalla pure. Praticamente le più forti hanno pareggiato. E però l'Ocean Soccer United nel frattempo se ne approfitta e supera tutti, andando in quarta posizione. Tanto give me the money, no? No money? Fuck. Mi piacerebbe fargli andare ai cambiamenti della nella forza della squadra. Niente. Miglior calcio dell'anno. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre 2011. Sfortunatamente mi rincresce sottolineare che nessuno dei vincitori gioca in maglia Robocraft. Allora, vediamo su cosa dobbiamo concentrarci e cosa c'è da aspettarsi ai nostri avversari. Giubr de Vrakabderg. Sì, me li guardo, ma tanto poi me li farò tranquillamente. Non vi faccio guardare i giocatori dell'anno perché sicuramente ci saranno giocatori essenziali per la quale dovrò anche rispolverare il dannato coso, il dannato banner della censura. Statistiche, vedete, tanto stanno lì. Vabbè, ve lo farò sapere se ci sono giocatori dannosi alla salute. Allo stesso tempo, essendo questo un elenco di bersagli, c'è DJ Facchinetti. Scherzavo, non era una battuta. Ora un altro giocatore in prestito, ma porca vacca, non vengono. Trattative avviate per il prestito, punto, basta, vieni, muovi le chiappe, non stare lì. E sempre in prestito, visto che la mia è una squadra molto forte, voglio anche Bergessio per ora. A proposito, guardiamo la previsione del bilancio, sarebbe che andiamo sotto di 1.600.000. Quindi teoricamente dovremmo arrivare a 3 milioni e... no, 4 milioni e qualcosa. Bene ragazzi, per questo episodio di Road to Robocraft è tutto. Noi ci rivediamo fra 2 settimane. Ciao ciao. Grazie per l'auto più adoro usare per il primo. Sto sprecando qualsiasi cosa. Questa è la versione ipermodificata che avevamo detto della macchina. Questa è la versione finale. Felgo il video. Parole povere, dovrebbe aver iniziato a installare il gioco, quindi sicuramente giovedì avrò
Sta la lista, baby. Andiamo alla terza gara. Questo qua si per fare il 4, ma non posso farlo perché è troppo vicino. Faccio il 4.